Il libro dell'amore. Il libro dell'amore è un libro che parla d'amore, però senza quella cosa dei romanzi amori, tipo la trama o il cattivo che si intromette tra i due amanti, che però alla fine l'amore trionfa. Il libro dell'amore prescinde da tutto e racconta dettagliatamente i sentimenti dell'amore e dello scimunimento amoroso, e contando sul fatto che in Italia i libri li comprano giusto le femmine, rimarca il fatto che lui, anche se le compra due attici, tre ville, i gioielli e la corona, le cresce i figli, le accudisce i parenti malati fino al quarto grado di concitanza, non la merita. Poi c'è il libro dell'amore struggente. Perché un libro dell'amore sia un libro dell'amore struggente, c'è bisogno che qualcuno si strugga per amore. E siccome lui è cattivo, la fa soffrire e non la merita, e i libri in Italia li comprano giusto le femmine, a struggersi deve essere lei. Donna in carriera, casalinga che sia, essa viene messa in chiaro fin dalla prima riga, incontrando a questo ha passato il peggio guaio della vita sua. Tipo che questo la lascia, e allora lei comincia a stalkerarlo, gli riga la macchina, gli fa esplodere la casa, gli ammazza il cane, il bastardo, che fa? La denuncia. Però lei incontra un'avvocatessa che è stata violentata da piccola e che la difende in tribunale spiegando che se la sua cliente lo ha sequestrato e gli ha tagliato il cazzo, è colpa di lui, il merdone, e lei viene assolta, ma siccome è moralmente superiore, non gioisce, anzi lo ama ancora, anche se ha appena intrapreso una relazione col suo avvocato che è stata violentata da piccola. Poi c'è, questo è vero, il libro dell'amore e dei ricordi dolorosi che affiorano alla memoria così come per caso. Siccome non so se lo sapete, ma in Italia i libri li comprano solo le professoresse, questo è particolarmente apprezzato. Parla di una qualche giovane donna, ma vicina ai 30, ma si sa che le donne sono sempre giovani, che un giorno, tornata nella casa che divide, nel senso che lui era intestata, con un uomo che non la merita, dopo la lezione di yoga seicentesco, sente dei rumori in soffitta. Siccome nessuno è più ardimentoso delle donne, ella sale in soffitta e trova un baule che non aveva mai visto, ma si sa, la tendenza dei bauli a nascondersi dietro ai cappelli, ai ditali, agli accendini. Cioè, che a 30 anni improvvisamente scopre un baule. Cioè, a casa mia, mia mamma fa, non scopo, le ore, a cassette scopre, per 16 mesi, ricomincio da 3, lei già capiva da un'ora, per si venire a puntare ancora. Vabbè, insomma, apre questo baule e trova la corrispondenza di una sua antenata nobilissima, la protagonista, pur essendo comunista polpottiana, ha sempre incrosciamente saputo di avere le vene dell'ottimo sangue blu, che racconta la sua storia di rifugiata politica comunista innamorata di un uomo che non la merita. Leggendo queste bellissime parole, la nostra eroina decide che il suo uomo non la merita e decide di andarsene di casa. Poi si ricorda che la casa è intestata a lei, allora invece di andarsene lo caccia fuori e si mette con l'istruttore di yoga e pur con quello di zumba, perché ha preso una grande verità, che il matrimonio è una gabbia e che gli uomini non la merita. Poi c'è il libro dell'amore delle ragazze ribelli. Questo è il libro preferito delle professoresse facendo funzione di vicepresidente che votano PDSL, che lo comprano per regalarlo alle figlie sedicenti di Pope, che invece di leggerlo lo pigliano e lo buttano direttamente fuori alla finestra. Parla di due ragazze che sotto un cielo plumbeo decidono di uccidere il padre di una di loro che violenta la figlia più piccola. E insomma lo uccidono, ma poi la polizia, messa forse in sospetto dal fatto che le due intrepide vendicatrici hanno postato sopra Facebook le foto col cadavere, loro che con il in mano, comincia a braccarlo, e la polizia lo fa. Loro, siccome i poliziotti sono uomini e quindi inferiori, e naturalmente non le riescono a farla franca grazie alla superiore intelligenza delle donne per quasi 20 minuti, finché non realizzano che si sono andati a nascondere dietro la questura centrale. Vengono processate ma assolte, perché il giudice, pur uomo, si rende conto che loro volevano soltanto liberarsi dal gioco che opprime ormai da troppo tempo le donne, e poi a un certo punto del processo il cancelliere gli si è avvicinato e gli è sussurrato: giudice, voi non ve le meritate queste ignoranze. Poi c'è, no, ma io vi giuro, ognuno di questi è un libro che è stato pubblicato in Italia. Questo è bello, e poi sarà il libro poliziesco però dell'amore. Siccome le donne non leggono i gialli veri, perché al terzo personaggio che non è innamorato della protagonista femminile, anche se sa benissimo che non meritata, si scoccia così a tormenta, no? Allora sono usciti gli scrittori i libri gialli però dell'amore, che consistono in genere di un commissario con un poco di pancetta, però affascinante, che nel tempo libero, come tutti i commissari di polizia, legge Rai mentre ascolta Edgar Varese, sono tutti così i commissari di polizia. E a un certo punto, mentre deve risolvere un giallo complicatissimo che consiste nel trovare un reo confesso che ha comunicato via Twitter dove lo possono andare a prendere, e a chi
anche ora, a un certo punto si innamora di una donna bellissima, una professoressa che vota per PD Osel, che però a scuola fa le funzioni di vicepresidente, però il dramma è che lui si rende conto di non meritarlo, l'uomo moderno a questa cosa. Mentre è presa da questo dilemma, il reo confesso si scoccia di aspettare sopra la panchina e se ne va al bar di fronte a pigliarsi una cosa fresca. Allora il commissario arriva di corsa e non lo trova e questa cosa gli distrugge la carriera per colpa dei malvagi magistrati maschi. Però la professoressa proprio per questo capisce di amarlo, anche se conscia in quanto donna il fatto che lui non la merita, perché il vero uomo deve avere un po' di pancetta e deve essere in contatto con il suo lato femminile. Fine del libro. Poi c'è il libro noir però anche della moglie. Nel libro noir però anche dell'amore, la cosa bella è che si svolge di notte, fumano tutti e non si capisce un cazzo, perché il bello del noir è che nel giallo una cosa la devi inventare, invece nel noir fa un cazzo da paratina. In genere c'è uno che è stato espulso dalla polizia e svolge il suo lavoro di private eye, rispetto, in un locale fumoso nel quale si innamora di una professoressa di lettere che vota in groia e che la sera fa la sigaraglia per mantenere tra lussiaggio e mollezza un uomo che non la mette. Alla fine, insomma, vengono coinvolti una storia di rapimenti, chili di cocaina, traffico di organi, elefanti ricchioni, canzonettiste talmente imbrogliate e senza costrutto che già a pace non si capisce più niente. A parte che l'investigatore espulso dalla polizia, la professoressa Sigaraglia si accorgono di essere innamorati al di là delle convenzioni sociali, degli scrupoli piccoli e borghesi e soprattutto del fatto che lui non la merita. Il noir procede in genere a cazzo di cane fino a pagina 300, poi invece nel finale ci mette uno che si sveglia e sarà tutto un sogno, come nel film De Crescenzi con Nuccio Fumo con gli alpini a cavallo. Vi giuro che c'è. Cioè io ho letto un libro, una trama complicatissima, dice ma voglio parlare, eh? E non so. Io dice pure poi c'è il libro della famiglia con dentro l'amore. In genere c'è una famiglia, ma bastano anche fratello e sorella, però bambini, o uomo e donna e i bambini. Sono essenziali i bambini che nei libri italiani pensano e parlano come gli scrittori italiani pensano che parlano i bambini. Cioè più o meno come Husserl e Frege durante le loro discussioni sul Grundlagen dell'aritmetica, però più sensibili e vicino al loro lato femminile. Nel libro si sviscerano profondamente i sentimenti e la loro meccanica, la meccanica dei sentimenti. E si arriva alla conclusione che l'uomo non merita la donna, che i bambini lo capiscono e glielo fanno notare, scrivendo loro una missiva in aramaico su un vecchio incunabolo che è stato via, glielo fanno che da grande la sorella piccola si metterà con uno che non la merita e il fratello quando la andrà a trovare a casa le dirà oh sei a Marina, non ti merita. Abbiamo quasi finito, non è in carica. Cioè il libro della camorra con dentro la cosa. In questo caso l'amore diventa un motivo di riscatto sociale della camorra di Napoli. Il giovane camorrista di Napoli si innamora di una sorprendente del nord che viene a lavorare a Scampia, che a Napoli non si può a fatica, sulla Scampia. E siccome lei è del nord, pure se il supplente subito pigliano e le fanno fare funzioni di vicepresidente, allora lei dice, senti, tu devi abbandonare la camorra di Napoli. E lui fa, sì, lo saccio amore, non ti credo. E quindi comincia tutto un fatto di flashback con lui che viene iniziato alla camorra di Napoli, e poi sta obbligato il fatto che gli mette un giubbotto antiproiettile, gli sparano, poi sta pure uno stupro di gruppo in un casolare abbandonato ai danni di una donna allora intellettualmente superiore, o un ricordo del giovane che viene sodomizzato nel riformatore e brucia la foto tutte e tre. Alla fine lui capisce che non la merita e la lascia tornare al nord, oppure lui capisce che non la merita, muore anche se non si capisce come e perché, e lei torna comunque al nord dove sposerà un uomo. Il romanzo storico dell'amore, pure questo si porta, questo si porta molto meno però, che è difficile da tirar giù perché dice delle cose complicate tipo alabarda, farsetto, giustapure, pulpito, affresco, fellone, acqua saliera, armatura, templare, alabastro e cavallo. In genere la storia di due innamorati che appartengono a famiglie che si odiano, a classi sociali diversissime, e finisce o che lo immuore, sempre che non si deve capire come e perché, oppure che lui la lascia a malincuore perché ha capito di non meritarla, oppure perché il padre di lei, il padre lei mi fa scusa per il papà, ma io te lo devo dire, voglio un bagonare, tu sei una signora, quindi lui non dimentica. Allora lei lo guarda spavaldo e gli fa, padre, lo sapete cosa mi fa bello? E lui prende ragione. E lo lascia lei a lui. Ma l'ultimo, e questo è quello proprio storico dell'Italia, il romanzo che non si capisce un cazzo con l'amore. Va detto che per arrivare a questi livelli uno deve stare proprio a tipo Maradona col pallone in aula, tipo Ludo Grollo con i lanci di
Si tratta di un esercizio di virtuosismo tipo stile Harlem Globetrotter, che quando le femmine li vedono che si esibiscono in lei, ma questi sono i migliori giocatori di pallacanestro del mondo, e tu rispondi oppure ma va ancora tu e loro, oppure sì tesoro, a seconda si dà chiamato no. Insomma, eccetera, si tratta di uno che gira per la città e pensa all'amore, dice tutti i suoi pensieri riguardo all'amore e ai suoi fallimenti in amore e come gli piacerebbe incontrare una donna per innamorarsi, ma poi mentre cammina dice, ehi, avete mai fatto caso che le nuvole somigliano agli animali? Oppure avete mai pensato che quando avete un appuntamento con una top model di 16 anni che è anche professoressa universitaria e che vi ha detto che desidera il vostro corpo anche se voi non la meritate, proprio in quel momento vi viene la sciolta e dovete tornare forse a casa per pagare? Avanti così per 200 pagine finché lui si mette con una che è appena uscita da una storia di 7 anni con una che non la meritava. Si amano per 2 mesi, poi lei si accorge che anche questa non la merita e allora lo lascia. Allora lui si ubriaca, poi un giorno, mentre fa l'amore con una fotomodella, si accorge di amarla ancora e torna a lei, amore, torna a lei dicendo amore, lo so che non ti merito, ma se mi dia un'altra possibilità farò di tutto per meritarti. Allora lei lo perdona e dice, so che farai del tuo meglio amore, in fondo l'amore è come la cioccolata. Quando sta troppo dentro al cassetto ti viene quella specie di patina bianca sopra, che te lo mangi lo stesso, però fa un po' vicino. Quindi amiamoci ora e cerca di meritarmi. E questi sono